Gli ascensori sono fermi e tantissime famiglie che abitano alcuni stabili dell'Ater sono prigionieri all'interno delle proprie abitazioni. È quello che sta accadendo da qualche giorno in diverse zone di Civitavecchia, come ci viene segnalato da tantissimi cittadini che risiedono negli stabili Ater di Viale Guido Baccelli, di Via Domilani e di Via Frizza. Il problema è esploso proprio a Via Frezza, a San Liborio, dove gli inquilini stanno affrontando da giorni disagi pesantissimi per l'impossibilità di utilizzare l'ascensore. Parliamo di un palazzo di otto piani, nel quale abitano anche alcuni disabili, oltre che anziani, praticamente costretti a rimanere in casa per evitare di dover poi risalire in casa dalle scale. Uno degli ascensori era fermo da mesi, mentre un altro lo è da lunedì scorso, da quando, cioè, è stato fermato per non aver superato le verifiche periodiche previste ogni due anni. In realtà, dopo le lamentele anche via social dei cittadini che abitano il palazzo, la questione si è allargata. Anche in altri tre palazzi Atre di Viale Baccelli e uno in Via Don Milani, gli ascensori non hanno passato le verifiche e sono stati fermati, creando anche in questo caso problemi e servizi gravissimi a chi ci abita. Nel caso dei palazzi di Viale Baccelli pare però che il problema sia diverso, perché legato al furto avvenuto delle schede SIM necessarie a far scattare l'allarme qualora qualcuno rimanesse chiuso dentro. Later non interviene, scrivono i cittadini, nonostante le nostre segnalazioni. È una situazione che ci crea grandi difficoltà perché risulta difficile anche portare i bambini con le cartelle fino ai piani alti o trasportare la spesa, per non parlare di anziani e persone disabili, praticamente impossibilitate ad uscire di casa. Della questione si è interessata l'assessore ai servizi sociali, Deborah Zacchei. Che ha contattato l'ingegnere incaricato da Ater per effettuare i sopralluoghi al fine di sollecitare la presentazione dei verbali e la società che si occupa della manutenzione degli ascensori per stirare dei preventivi da presentare all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale sugli interventi necessari al loro ripristino. Speriamo in un paio di giorni di risolvere il caso sulla carta più semplice di Viale Baccelli, afferma Zacchei, e al massimo all'inizio della prossima settimana quello degli altri stabili.